Sicuramente è un giorno di festa oggi per l'inaugurazione della sede della Croce Rossa di Mazara del Vallo. Dico subito, sono abbastanza emozionato perché questa sede è stata data in uso gratuito da parte di un cittadino, dottor Genna, che ha dato appunto questi locali in uso gratuito alla Croce Rossa per lo svolgimento di tutte le attività. Quindi sicuramente sono grato anche al dottor Genna per questo gesto di generosità che permetterà ai volontari di Croce Rossa di svolgere ed ampliare sempre di più le attività a favore dei vulnerabili della città. E ormai da circa 3 anni siamo quasi quotidianamente impegnati nei moli della Sicilia a dare assistenza umanitaria alle persone migranti che arrivano. Negli ultimi 4 giorni sono sbarcati in diversi porti della Sicilia circa 4.800 migranti, quindi siamo là a dare assistenza sanitaria, a dare supporto psicologico, a fare tutte le attività di Croce Rossa come i ricongiungimenti familiari, un'attività molto, molto importante per permettere appunto a queste persone che scappano da fame, guerre e carestie di avere la possibilità di una vita migliore qui nel nostro paese, ma in particolar modo anche in tutti gli altri paesi della comunità europea. Oggi è un giorno bellissimo, grazie a una persona che ci ha donato in comodato d'uso gratuito questi locali dove gli abbiamo dato vita, e qui faremo le nuove attività della Croce Rossa. Io ringrazio tutte le istituzioni presenti, l'assessore alla salute Baldo Gucciardi per essere stato presente a questa inaugurazione, il vescovo Mogavero, il presidente regionale della Croce Rossa che è Luigi Corsaro, e tutte le istituzioni che ci stanno vicino e ci sostengono. Oggi alle persone e anche alla sede invoca la benedizione di Dio su queste persone che con il cuore si mettono al servizio degli altri. Ecco, io credo che in un momento in cui va affermandosi malauguratamente una religione delle emozioni, questa potrebbe essere una delle forme più belle di religione del cuore per la costruzione di quella civiltà dell'amore di cui noi Chiesa siamo, spero, non solo predicatori ma anche attori e protagonisti in mezzo alla gente, con loro e come loro. Tanti auguri. Oggi è una grande giornata perché il volontariato riceve la donazione di un cittadino che generosamente ha donato un locale ad una delle associazioni storiche più importanti che esistano nel nostro paese, non solo a livello internazionale, cioè la Croce Rossa italiana. Quindi io ringrazio di cuore il benefattore, ringrazio di cuore Mariella Quinci che è l'animatrice, il cuore della Croce Rossa di questa parte di territorio, e chiaramente tutti i volontari che consentono alla Croce Rossa ogni giorno di esistere. Quindi un grazie a nome delle istituzioni di governo regionale davvero per l'opera meritoria e preziosa che da oltre un secolo fa la Croce Rossa e che negli anni a venire sarà ancora più impegnata e importante in quest'opera di solidarietà. Allora, ringrazio innanzitutto la Croce Rossa e Mariella Quinci che mi hanno dato questa opportunità di accettare questa mia proposta. L'ho fatto veramente col cuore, quando le cose si fanno con il cuore riescono sempre, quando si fanno con il pensiero restano sempre aleatori. Ringrazio ancora tutti i volontari della Croce Rossa per quello che fanno, perché con i loro sacrifici riescono a fare tanto bene agli ammalati, ai più bisognosi, ai terremotati, eccetera, eccetera. Quindi io non so più cosa dire, devo solo ringraziare voi e non siete voi a ringraziare me. Grazie ancora.